l'utile e il dilettevole, attualità e iniziative benefiche. E siamo collegati con Tiziana Rocca, credo oggi da Taormina, già Tiziana? Sì, eccoci, in questo momento esatto sono a Messina perché stasera ci sarà una preapertura del festival a Messina, al Palacultura, con la famiglia Castellitto, quindi siamo a fare il sopralluogo in questo momento. E poi da domani invece apriremo anche Taormina al Teatro Greco domani sera con una special screening con Brave della Disney, e stasera il ricavato della serata al Palacultura andrà all'alluvione di Giampilieri. Domani sera invece avremo tutto il ricavato della serata che va ad Haiti, alla Fondazione Rava, per aiutare i bambini di Haiti, e ci sarà anche un personaggio importantissimo che è padre Rick Freshet, che è un uomo eccezionale che è in prima linea ad Haiti per aiutare quelli che soffrono, i più deboli, che in prima persona insegna a costruire case, insegna a costruire le strade, cioè veramente sta ricostruendo tutte le baraccopoli di Haiti, e veramente riceverà questo Humanitarian Taormina Award, che è il primo anno che è stato istituito e che speriamo continui negli altri anni. Quindi noi, a questo proposito, Claudio, penso che come primo argomento abbiamo Haiti. Sì, parliamo proprio con la Fondazione Rava, abbiamo il vicepresidente. Ecco, e allora presentala tu. Maria Chiara Roti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Maria Chiara, buongiorno, benvenuta. Allora, buongiorno, ecco, come stavo dicendo, noi oggi abbiamo una preapertura a Messina, quest'anno il festival è all'insegna della solidarietà, perché tutti i giorni avranno un tema importante. Domani sera è la vostra serata a favore di Haiti, e stavo parlando di padre Vic, ma insomma lei ci può raccontare sicuramente questo rapporto anche importante, la Fondazione Rava sul territorio con padre Rick, quello che voi fate costantemente tutti i giorni. Sì, padre Rick è appena arrivato in Italia, quindi domani sarà nella bellissima isola, è molto felice, molto onorato di questo premio, anche se è un uomo tra le tante virtù molto modesto, e il premio lo riceve per il suo popolo, per i suoi ragazzi, per i suoi bambini, perché le luci non si spengono mai sulla tragedia che ha colpito e che continua a colpire la poverissima Haiti. Padre Rick vive da 25 anni ad Haiti, andò prima come sacerdote e poi, vedendo la povertà ma soprattutto il bisogno di cure mediche e sanitarie dei bambini, tornò negli Stati Uniti e pensate che a 40 anni si iscrisse all'università e diventò medico con grande successo, con ottimi risultati. Tornò ad Haiti 4 anni dopo e da allora è in prima linea a curare i bambini moribondi e che necessitano di cure nella poverissima isola. E da allora ha costruito 2 orfanotrofi, 3 ospedali, di cui il più importante è l'ospedale San Damien, che forse molti di voi avranno visto alla televisione, sui giornali, il giorno del terremoto, perché quell'ospedale straordinario, fatto con fondi, know-how, ingegneria e medicina anche italiana, è rimasto intatto, è rimasto in piedi i giorni del terremoto, mentre il nostro vecchio ospedale, l'ospedale dell'organizzazione, dove all'inizio erano accolti i bambini prima della costruzione del San Damien, è interamente crollato. Quindi quell'ospedale non solo salva ogni giorno centinaia di vite, ma ha salvato da morte certa i bambini che sarebbero stati lì accolti. Padre Riche è un uomo straordinario, è un uomo che mette in pratica il Vangelo nel quotidiano, e quindi ha saputo coniugare una grandissima carità e amore per gli altri e rispetto nella automaticità del suo lavoro e dell'assistenza. La nostra fondazione ormai è da 10 anni che lo accompagna in tutti i progetti, in tutti i programmi ad Haiti, e siamo molto onorati di essere al suo servizio, al servizio del suo team, per portare, per costruire qualcosa in questo paese insieme a loro. È un lavoro di grandissima fatica e anche di grandissima responsabilità, perché pensate, oggi abbiamo più di 1000 bambini in 2 orfanotrofi, molti orfani del terremoto, abbiamo 3 ospedali, 17 scuole di strada negli slum della capitale, stiamo costruendo casette nelle bidonville, quindi è un impegno che per noi non ha mai sosta, però lo facciamo con grande serietà, trasparenza, e vogliamo portare questa nostra entusiasmo, grazie alla vostra ospitalità straordinaria, in Sicilia nei prossimi giorni.
Bene, allora noi vi aspettiamo, insomma io spero che la gente sia generosa anche in un momento di crisi, insomma che compri biglietti, che faccia donazioni e quindi comunque siamo sicuri che ci sarà una bella accoglienza. E quindi un appuntamento domani sera con Haiti, con Brave, con lo special screening della Disney Pixar e con la Fondazione Rava e Padre Rick Frechette. Grazie. Grazie. Grazie Tiziana, grazie, a presto. Grazie alla vicepresidente della Fondazione Rava, Maria Chiara Rotti. Torniamo tra un attimo.